raccogliere fondi da destinare al NEST, Napoli Est Teatro, progetto socioculturale che si sviluppa sul territorio di San Giovanni a Teduccio. Questo è l'obiettivo della prima edizione del Summer Party Dritto al Cuore, organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di Napoli, presieduto da Susanna Moccia, e Confcommercio Napoli. L'evento si svolgerà mercoledì 1 luglio 2015, a partire dalle 21.30 in una location d'eccezione, la suggestiva rotonda del Molo Luise in via Caracciolo a Napoli. Si tratta di una prima edizione del Summer Party che nasce dalla volontà di creare un secondo evento annuale che di solito deriva dal must di Natale, sempre per la serie Dritto al Cuore, e stiamo creando questo nuovo evento presso il Molo Luise, sulla rotonda che è incastonata in mezzo al mare. L'evento come al solito funzionerà con dei biglietti in prevendita a 30 euro, open bar, chiaramente ci sarà una piccola sorpresa per i nostri ospiti e oltretutto abbiamo scelto come al solito una location un po' particolare, poiché di solito siamo noi a costruire il locale ma ci sono le mura. Questa volta non ci sono neanche le mura, stiamo ricostruendo tutto da zero. Abbiamo voluto questa volta devolvere il ricavato a NEST perché sono dei ragazzi che con i loro fondi monetari e la loro forza fisica vera e propria, la loro manualità hanno messo a posto questa scuola dismessa, creando da zero una situazione per una zona disagiata che con la cultura, dove Napoli praticamente è la culla del teatro, stanno pian piano cercando di recuperare gli spazi inutilizzati. Quindi speriamo tanto che col nostro supporto possano passare da questa fase di start-up a qualcosa in più. Tra gli obiettivi del gruppo Giovani Imprenditori c'è proprio quello della beneficenza, della solidarietà. Certo, questo rientra tra una delle tante attività che noi svolgiamo e sotto il nostro brand di beneficenza e Dritto al Cuore cerchiamo di fare delle attività che coinvolgono quante più persone possibili a scopi benefici. Questo evento che noi abbiamo organizzato, che stiamo organizzando, che ha l'obiettivo di rivalutare un territorio e una location che parte da uno stato di degrado, è un nostro obiettivo per quanto riguarda questo evento. Questo evento appunto sarà una raccolta fondi per acquistare delle attrezzature che consentiranno a chi di dovere di cercare di coinvolgere dei ragazzi che per portarli via dalla strada e portarli all'interno di questa struttura in maniera tale di creare delle opportunità. Quindi il nostro obiettivo è coinvolgere quante più persone possibili, raccogliere quanto più soldi e dare un'opportunità a tutti. Un progetto a scopo benefico che vede anche la collaborazione di Confcommercio. Sì, è importante infatti che le nostre associazioni, soprattutto dal punto di vista giovanile, trovino quella quadra, quella collaborazione che da circa un anno e mezzo, anche attraverso altri progetti, sta caratterizzando un po' l'operato dei giovani imprenditori nella città di Napoli. È importante che le nostre associazioni appunto siano vicine a questi progetti che di per sé vanno a riqualificare sì dei beni abbandonati, dei beni dimenticati, però con questa azione vanno anche a riqualificare quelle che sono poi le persone di questi quartieri, vanno a riqualificare proprio il cittadino, vanno appunto a presentare una nuova possibilità, una nuova idea di cultura che può tranquillamente essere il veicolo per lo sviluppo sia poi di realtà locali che quello poi dell'intera città di Napoli. Da vecchia palestra di una scuola dismessa nella periferia est di Napoli, un luogo lasciato nel più completo degrado, a Sala Teatro, uno spazio creativo e multifunzionale. Questo è NEST, che si rivolge in particolare a bambini e giovani. A gestire la struttura e le attività sono il collettivo NEST e l'associazione Gioco, Immagine e Parole. Io sono Giuseppe Miale Di Mauro, regista del collettivo NEST, e sono qui per parlarvi del felice incontro tra il collettivo NEST e l'associazione Gioco, Immagine e Parole con i giovani industriali napoletani, la Confcommercio, che organizzano questa interessante festa che si chiama Dritto al Cuore. E quando abbiamo scoperto che il ricavato di queste feste andava in beneficenza delle associazioni culturali che hanno bisogno, abbiamo raccontato le nostre necessità ad una interessante tavola rotonda, perché abbiamo scoperto che c'è tanta voglia da parte degli industriali e di Confcommercio di appoggiare la cultura napoletana e non. E per fortuna nostra, perché come associazione, come struttura teatrale ne abbiamo tanto bisogno, li abbiamo colpiti, li abbiamo interessati e quindi hanno deciso di devolvere il ricavato di questa festa alla nostra associazione.
Con questi soldi noi compreremo delle strutture, dei fari, una console, tutto ciò che serve al teatro per andare avanti, per sopravvivere. Fino ad oggi lo facevamo spendendo dei soldi che venivano tolti ovviamente agli spettacoli, che venivano tolti alla cultura. Quindi noi ringraziamo Confcommercio, ringraziamo i giovani industriali napoletani per questo sostegno importantissimo a questo spazio e alla cultura. Qui insieme a me c'è parte della squadra del collettivo Nest, dell'associazione Gioco, Immagini e Parole, e appunto un esponente dell'associazione, Emilia Falcone, ci parlerà della nascita di questo spazio. Circa 6 anni fa questi giovani abbiamo visto nel Nest la possibilità di poter recuperare questo spazio per dare luogo e vita a una serie di attività non solo culturali ma anche educative che avessero una valenza piena per il territorio in cui ci troviamo. E quindi sin dall'inizio c'è stato un recupero attraverso un vero processo di cittadinanza attiva che ha visto coinvolti sia i giovani del collettivo sia i giovani dell'associazione Gioco, Immagini e Parole per la realizzazione di quello che poi oggi voi vedete sostanzialmente. Una sala teatrale, un foyer, dei camerini, e con l'intento di realizzare, oltre ad un'ulteriore rassegna teatrale di cui poi ci parlerà dopo lo stesso Francesco, anche una serie di attività ludico-educative rivolte a bambini e ai giovani del territorio. Noi crediamo moltissimo, come diceva appunto Emilia, nella forma giovanile in qualche modo, quindi noi ci rivolgiamo molto ai gruppi giovani e questo spazio li ha accolti quest'anno in maniera clamorosa, facendo dei numeri da far girare la testa. Sono affluiti in questo spazio 2200 persone all'incirca, abbiamo venduto numerosi abbonamenti e quando ci siamo rivolti ai giovani industriali, alle persone di Confcommercio, insomma, hanno subito intravisto in questo spazio non solo la possibilità di investire loro e darci una mano, ma avevano visto comunque che delle persone si sono rimboccati le maniche senza all'epoca avere aiuti e sostegni da parte di nessuno fondamentalmente. Quindi noi tutti li ringraziamo perché questo acquisto di queste attrezzature permetterà non solo agli artisti e ai professionisti del campo teatrale nazionali, ma anche a compagnie amatoriali che stanno sul territorio, a gruppi di giovani che in qualche modo vogliono usufruire di questo spazio, perché noi questo spazio l'abbiamo creato per far sì che le persone si possano innamorare dell'arte e della cultura in generale. Quindi questo spazio è sempre aperto, le persone bussano e noi siamo sempre pronti qua ad accoglierli, ad investire su di loro e farli innamorare del nostro progetto. Ecco, questo crediamo che sia la vera alternativa al degrado e ad ogni forma di criminalità, e questo quartiere ne ha tante da raccontare. Vi ricordo che siamo a San Giovanni a Teduccio.